essere oggi 8 carabinieri rinviati a giudizio, conclusione generale, insomma, era visto quello che è successo Chi prima, sbaglia anche paga. Chi sbaglia paga, sempre e comunque. Sul caso Russa si sente pugnalata alle spalle da Di Maio e da Conte? No, minimamente. Come mai prima ha disconosciuto in qualche modo Savoini e poi l'ha ripeso dicendo di conoscere? No, no, ho detto che semplicemente non avevo organizzato io alcune iniziative. Poi lo conosco come persona corretta da 25 anni. Poi se mi chiedete chi invita a cena chi, onestamente non ve lo so dire, perché non mi occupo di cene. Quindi il suo collaboratore comunque. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto anche i giornalisti insieme. No, ma dico adesso, un suo collaboratore. No, adesso no, però. Un amico, però è un suo collaboratore. Sì. E ripeto, se c'è un reato, io sono il più cattivo con i miei collaboratori. Se c'è un reato, no, non mi interessano gli audio rubati. Se c'è un reato, no, mi scusi, lei quello che dice a casa sua, a nome di chi, non mi interessa. Se c'è un reato, se c'è un reato, io sono intransigente. Se c'è un reato, se ci sono chiacchiere, no, dai, mi fate parlare di vita reale? Se avete delle domande sulla vita reale, rispondo. Che parla con la Russia? È mio dovere parlare con la Russia, con la Cina, con gli Stati Uniti e con la Bulgaria. Dai, se avete altre domande su cose concrete rispondo volentieri. La politica estera di questo paese si fa così, incontrando i emissari di Putin in un albergo a Mosca? La politica estera per quello che riguarda il Ministero dell'Interno la faccio io. Poi c'è un ministro degli esteri, fortunatamente, che fa la politica estera. Ok?